L'Unione Rugby L'Aquila si presenta, un progetto sportivo del territorio che unisce quattro realtà locali, Polisportiva L'Aquila Rugby, Gran Sasso Rugby, Vecchie Fiamme Old Rugby e L'Aquila Nero Verde ASD, sotto la guida del presidente, il dottor Giampaolo De Rubes. Grandi escluse l'Aquila Rugby Club, che non si sa ancora quale fine farà, e la Rugby Experience. Esclusioni per loro scelta, hanno ribadito i presenti. Da parte nostra c'era stata la massima apertura, hanno ribadito. L'Unione Rugby, che conta circa 370 tesserati, mettendo insieme le quattro realtà sportive, farà campionati che spaziano dalla Serie A alla Serie C1, l'Under 18, la Serie C2 Touch, Rugby a 13. Prima squadra affidata ai coach D'Antonio e Milani, sotto un unico coordinamento tecnico, quello di Umberto Lorenzetti, affiancato da altri allenatori, perché ha ribadito De Rubes, si lavorerà tutti insieme. Il sindaco ha benedetto questo progetto. Per quel che riguarda la sostenibilità economica, si sta lavorando. Ci sono sponsor che già sostenevano le quattro realtà sportive. L'auspicio è che tanti imprenditori locali bussino alla porta per aiutare. A breve partirà anche una massiccia campagna di comunicazione. Si sta lavorando sulla squadra per la Serie A. Non ci saranno grandi colpi di mercato, ha chiarito il presidente. Piuttosto vorremmo far nascere dei campioni qui. Presentata anche la maglia per il campionato di Serie A. Per me è una grandissima, bella giornata, perché significa aver riunito una parte fondamentale di chi pratica lo sport del rugby. E quello che forse è ancora più importante per me ed è gratificante è quello di voler ragionare esclusivamente sugli atleti, sui giovani, dai più piccoli ai più grandi. C'è una grande attenzione adesso rivolta a questa nuova società, ci sono oltre 370 tesserate, lei ha detto. Sì, è una società che parte dal mini rugby fino alla Serie A. Quindi voi capite che abbiamo un grosso impegno e anche abbiamo la necessità di stare vicino a questi ragazzi, di farli crescere, perché uno dei nostri desideri è quello di far sì che questi ragazzi rimangano all'Aquila, questi ragazzi crescano sportivamente per poter raggiungere anche le mete di giocare in Serie A e oltre, ma possibilmente rimanendo all'Aquila, una città che sta rinascendo, che si sta ricostruendo, e vorremmo che i nostri giovani fossero il primo nostro pensiero. Lei ha detto anche che non ci saranno grandi colpi di mercato, l'obiettivo è far crescere i giovani aquilani. Sì, esatto, questo lo faremo, è un impegno che io ho voluto che si prendesse, che il Consiglio di Amministrazione prendesse insieme a me, perché voglio che la società sia una società sana, senza voli pindarici, senza creare aspettative che non è possibile mantenere poi. Vogliamo essere credibili, coerenti con quelli che sono gli obiettivi che ci siamo posti, cioè fare del sano rugby.